Buonasera a tutti, io sono Andrea Sidoti e benvenuti alla prima puntata di Goodnight Milano. Negli ultimi mesi il dibattito politico milanese si è concentrato soprattutto sulle future elezioni del sindaco della città che si terranno fra pochi mesi nella prossima primavera. Sono già stati fatti molti nomi, ma solo pochi di questi hanno già confermato ufficialmente la propria candidatura. Uno di questi è quello dell'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino, che ho incontrato per voi per discutere di primarie del centrosinistra e del futuro di Milano. Ecco cosa ci siamo detti. Assessore, negli ultimi mesi si è discusso molto dei problemi relativi all'accoglienza dei profughi e all'emergenza che c'è nella stazione centrale di Milano. Ad oggi lei come valuterebbe la situazione attuale e cosa pensa che succederà nei mesi a venire? Ma noi siamo di fronte a una situazione complicata, difficile e anche che è in continua evoluzione, nel senso che non conosce mai una fine. In 2 anni, esattamente dal 18 ottobre del 2013 ad oggi, abbiamo accolto, assistito nel transito quasi 83.000 persone, di cui 15.500 bambini e ragazzi. E questo è accaduto facendo riferimento a una rete straordinaria del terzo settore, dell'associazionismo, l'impegno stesso del comune. Quindi tutto ciò lo abbiamo affrontato riuscendo a dare praticamente ogni notte un tetto a questo flusso di persone che peraltro si fermano pochi giorni e poi vanno via, che ha attraversato la nostra città. Però è dura perché le nostre strutture sono abbastanza allo stremo, perché ci sono delle notti in cui arriviamo a strariempire i centri, ed è dura perché siamo di fronte a una gestione, io credo, sconclusionata a livello nazionale del fenomeno dell'immigrazione e comunque delle pratiche riguardanti l'accoglienza sul nostro territorio. Quindi ci sono alcune città che fanno molto, la nostra, alcune città del Mezzogiorno, fa tantissimo Lampedusa, anche molto più di noi evidentemente, ci sono alcune città che non fa niente. Parliamo adesso di primarie. Lei è uno dei candidati del centrosinistra per le elezioni comunali di Milano nel 2016. Uno dei nomi che sono stati fatti è quello del commissario unico di Expo Giuseppe Sala, su cui ci sono state molte polemiche riguardo una sua imposizione dall'alto, dal partito. Lei cosa pensa di questo nome e soprattutto cosa pensa della modalità in cui si potrebbe giungere a questa candidatura? Ma intanto io credo che Sala ci sarà alla fine, nel senso, questa impressione. Lui dice che ancora non se la sente di dire se ci sarà o meno, quindi stiamo discutendo di un'ipotesi, di una valutazione. Per me l'importante è che la sua candidatura, come altre, siano alle primarie, siano presenti alle primarie, si misurino. Poi io, è chiaro che comunque in quel caso cerco di batterle queste candidature perché cerco di vincere le primarie, non è che mi candido per partecipare. Poi vedremo chi sarà il vincitore. L'importante è che non ci sia un'imposizione fuori dalle primarie, quello sarebbe inaccettabile e salterebbe in aria tutto, salterebbe in aria il centro-sinistra. Se dovesse essere eletto come sindaco di Milano, quali sarebbero i provvedimenti che farebbe nei primi 100 giorni di mandato? Ma guarda, mi piace molto pensare all'idea di una grande infrastruttura, di un bel parco, di un luogo per le bambine e i bambini. Penso che Expo possa essere un'area dove si possa situare un progetto di questo genere. Affronterei subito il tema delle case di proprietà pubblica vuote, che sono un vero scandalo, migliaia di appartamenti vuoti in questa città, inutilizzati, con tantissimi cittadini che hanno bisogno invece di avere una casa, quindi su quello mi concentrerei immediatamente con molta decisione. E poi assieme evidentemente a tutta la squadra degli assessori, consiglieri comunali eccetera, metterei mano a una radicale riorganizzazione della macchina del comune, cioè come funzionano gli uffici comunali, per un comune molto più veloce, molto più attento alla grande ricchezza che c'è in città, perché la città è ricchissima di persone che vogliono dare una mano, fare qualcosa per sé o per la collettività, persone che devono trovare nel comune non un ostacolo, un impedimento, un impaccio, ma un grande sostenitore. Se dovesse convincere i cittadini milanesi a votare per lei alle primarie del centro-sinistra e poi eventualmente alle comunali, cosa direbbe loro? Beh, se dovessi convincerli, gli direi grazie. Adesso mi metto a lavorare. Per convincerli, direi che credo molto al lavoro di squadra, credo molto a Milano. Milano è una città che amo follemente, dove sono ovviamente nato e cresciuto, e credo molto al fatto che il lavoro dell'amministrazione Pisapia sia stato importante, ma che dobbiamo dare tutti ancora di più, e per questo sono a disposizione con la mia passione e credo insomma una biografia piuttosto trasparente. Ecco, io penso che in questa fase storica ci sia bisogno anche di persone che non hanno ombre,
perché la cosa pubblica va gestita nell'interesse della collettività e per questo ci vogliono persone credibili. Questo dunque è il parere sulle primarie dell'assessore Pierfrancesco Maiorino, che ci ha detto anche qualcosa sulla Milano che verrà, se sarà lui ad essere eletto sindaco. Noi vi invitiamo a esprimere le vostre opinioni sulla nostra pagina Facebook della televisione web, su cui potete dire la vostra sugli argomenti di cui abbiamo trattato stasera, dall'emergenza profughi alle future elezioni del sindaco di Milano. Io intanto vi saluto e vi ricordo che ci vediamo fra 2 settimane con la prossima puntata di Good Night Milano.